Sì, abbiamo buttato via tanti palloni, soprattutto alla fine, i contropiedi sbagliati, un tiro dai 6, palle non prese e ci hanno fatto un gol in più, al fin dei conti. Loro giocano molto veloci, lo sapevamo, sono calati nel secondo tempo, ma siamo calati soprattutto in difesa anche noi, non siamo riusciti a contrastarli e a finire. Ora c'è il Noci e dobbiamo provare a vincere quella, dobbiamo preparare una buona partita, sappiamo i loro punti di forza, li abbiamo un po' già visti e dobbiamo provare a vincere quelli per passare il turno. E poi si vedrà. Sì, probabilmente questo ci ha dato qualcosa in più dal punto di vista dell'energia, non fisica ma psicologica, essere sempre un po' avanti e non aver mai preso dei parziali eccessivamente penalizzanti, anche se loro hanno venduto carissimo la pelle. Siamo contenti perché sappiamo che questo vincere questa partita vuol dire tantissimo e cambia la prospettiva di questi playoff. In più recuperiamo Santolero, che è un giocatore forse più importante che abbiamo, per cui siamo contenti. È chiaro che questo dà uno sprint interessante alla vostra Final Six. Io non scopro oggi il Torri. Abbiamo avuto difficoltà quest'anno dovute a argomenti più o meno noti al pubblico, ma i giocatori ci sono, hanno esperienza, abbiamo la giusta amalgama tra un core di giovani e gente che ne ha vista, e quindi secondo me non abbiamo nulla da temere con nessuna squadra qui presente.